siamo tanto noi che siamo solidali con la Grecia, certo lo siamo, ma diciamo anche che l'esistenza di la situazione greca, soprattutto di Siriza, è stata, come dire, una concreta solidarietà anche per noi, sinistra italiana e sinistra europea, perché ci ha dimostrato che si può. La Grecia ha dimostrato che si può proporre una politica di sinistra, non soltanto con delle grida e delle indicazioni astratte, ma proponendo un programma alternativo concreto, apprezzato anche dagli ambienti economici e accademici europei che non coincidono con l'Unione, con l'esecutivo dell'Unione Europea, e questo credo che sia una cosa che ci aiuta moltissimo. Penso che ormai è molto chiaro che tutto quello che succede in Grecia ci riguarda tutti. Quando abbiamo cominciato con questa crisi siamo sentiti molto soli. Oggi la situazione è diversa e questo si vede anche da questa sala. Noi pretendiamo solo una cosa in questa elezione, avere il diritto di eleggere liberamente il nostro governo, che questa cosa non è molto ovvia. Abbiamo avuto le pressioni dei mercati, abbiamo avuto una politica barbara applicata per 4 anni che ci ha distrutto praticamente il paese. Ora ci vogliono rubare anche il diritto di pensare di andare alle urne liberamente a decidere chi ci vuole governare. Penso che è molto importante, perché questa limitazione della democrazia non riguarda solo noi. Se questa industria della paura passa in Grecia, domani passerà anche in Italia, perché questo è successo a noi, succederà anche agli altri. Alexis Tsipras non è una delle tante voci del populismo che nel ventre della crisi europea, diciamo, manifesta disagio. È l'alternativa di governo a un modello sociale, politico, economico e culturale che è fallito. Fascisti, nazisti, populisti, nazionalisti, xenofobi, non come curve degli stati, ma come pezzi di classe dirigente in tanta parte d'Europa. Questo è l'esito delle politiche dell'austerity. La Grecia, che è stata la principale cavia delle politiche di sadismo sociale della Troica, la Grecia oggi rappresenta per noi la chance di salvare e ricostruire il profilo di un discorso nuovo per il futuro di quello che noi auspichiamo possa chiamarsi Stati Uniti d'Europa. E questa è una sfida che investe anche il Partito Democratico, lo voglio dire, investe i suoi elettori. Io penso che molti elettori del Partito Democratico guardino con favore alla vittoria di Tsipras, e penso che sia un messaggio che poi in Italia dovremmo tradurre, non con il provincialismo, deve essere una cosa pubblicitaria, perché la sfida europea riguarda tutti, ma noi abbiamo delle specificità e anche qualche equivoco da superare, a cominciare dal fatto che molti amici che ci sono qui con noi si presentarono alle elezioni insieme. Vedo Arturo Scotto, vedo Nichi Vendola, insomma non c'è, qualcuno ha rotto questa continuità e questo dobbiamo ritrovarla. La sinistra riesce ad unirsi e a vincere quando costruisce un programma adeguato e autonomo rispetto a quelli che sono che è stato fino a questo momento il paradigma dominante, e credo quindi sia un passaggio decisivo, e tutti noi dobbiamo fare tutto il possibile affinché queste ingerenze, che rischiano di generare un clima molto pesante sugli elettori greci, queste ingerenze terminano, quindi anche rispetto al nostro governo farsi carico in Europa affinché i cittadini greci possano scegliere liberamente. Qui è in ballo una concreta possibilità di cambiamento dell'Europa e direi del mondo. Noi ci siamo spesso detti, ed è diventato quasi uno slogan che ci siamo ripetuti per autoconvincerci, che un altro mondo era possibile, che il cambiamento era possibile. Beh, io direi che il cambiamento è già iniziato e lo abbiamo a portata di mano. Dipende anche da noi, da ciascuno di noi, dalle capacità che riusciremo a mettere in campo nei prossimi giorni, le prossime settimane, i prossimi mesi, che da Atene parta con
come una, in un gioco del domino una tessera che le fa cadere tutte. Oggi è una possibilità che si apre per la Grecia e per l'Europa di cambiamento radicale che va ben al di là delle forze che in questi anni si sono battute da sinistra contro le politiche neoliberiste. E forse il segnale maggiore che noi in Italia dovremmo dare non è solo un fatto greco, non è solo un fatto politico, consapevoli che la Grecia da sola non può cambiare l'Europa, ma che la vittoria in Grecia diventa un punto significativo per cambiare la tendenza. Una pagina nuova per la sinistra italiana. Questo è il nostro auspicio, questo è l'auspicio con cui molti di noi andranno non soltanto ad Atene, ma anche a Barcellona la prossima settimana, dove si terrà un forum delle sinistre europee del Mediterraneo, dei paesi europei che si affacciano per il Mediterraneo. Pensiamo che ripensare l'Europa, un programma per l'Europa a partire dal sud, sia un compito della Grecia, ma sia anche un compito dell'Italia. Non possiamo permettere che i nostri risultati elettorali, l'opinione del nostro popolo, si decida a Berlino o a Bruxelles. Questo è inammissibile.